Coronavirus, nuova ordinanza del Presidente della Regione Musumeci. Coronavirus, il Comitato Tecnico Scientifico dice come ripartire in Sicilia. Coronavirus, dimessi i primi due pazienti mazzaresi, risultati positivi. Mazzara, Salvatore Tumbiolo nominato responsabile del reparto di ortopedia della Velaiello. Calcio, il Mazzara in attesa di conoscere il futuro sulla ripresa del campionato. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. In apertura all'emergenza coronavirus, il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sabato ha emanato una nuova ordinanza. Sentiamo. Ho mantenuto la promessa che avevo fatto ai siciliani di una leggera e graduale apertura. Per le misure adottate, misure restrittive in occasione di questa devastante epidemia. Consentiamo l'attività motoria, la corsetta, purché presso la propria abitazione. Alle persone affette da disabilità consentiamo con l'accompagnatore di poter uscire e fare una breve passeggiata sempre nei pressi della propria abitazione. La consegna a domicilio dei generi alimentari nei giorni festivi e nelle domeniche, la cura dell'orto, del podere e soprattutto la manutenzione per creare i viali tagliafuoco nelle campagne in vista della stagione degli incendi. Consentiamo agli stabilimenti balneari di potersi organizzare con la manutenzione, con l'allestimento delle cabine, con la pulizia della sabbia, dell'arenile. Mentre rimane invariata l'ordinanza che blinda l'accesso alla Sicilia. Per ora è bene che si vada avanti così. Consentiamo soltanto una corsa in più, da 4 a 5 corse giornaliere sullo stretto di Messina per evitare disagi ai pendolari e al personale sanitario, che essenzialmente è quello che in questo momento fa uso dei mezzi di collegamento fra le due sponde. Ecco. Un atto di fiducia, dicevo, al popolo siciliano, che ha mostrato grande senso di responsabilità, tranne qualche sparuta pattuglia di incoscienti, un popolo che ha sorpreso per questa lezione di civismo quanti ancora oggi continuano a considerare noi siciliani con superficialità e con giudizi assai approssimativi. Ecco, la risposta migliore l'abbiamo data. Sulla situazione a Mazzara invece abbiamo ascoltato il sindaco Salvatore Quinci. Sentiamo. Allora, sindaco Quinci, buongiorno. Parliamo del dato statistico, ovviamente, i 4 casi più un decesso. Ecco, partire da qui per dire che cosa? Per dire che siamo pronti per la fase 2. Siamo pronti vuol dire che non è finita l'emergenza, ma che dobbiamo cominciare finalmente a definire in maniera netta il modello con il quale questa nostra regione dovrà ricominciare a svolgere attività produttive, a tornare a una vivacità sociale ed economica. Ci sono settori che sono un po' più garantiti, il cui livello di rischio per il lavoratore è un po' più basso. Uno fra questi, che è quello più importante per noi, è quello dell'edilizia, che io mi auguro che possa ripartire immediatamente il 4 maggio, e poi invece ci sono settori che presentano rischi medi e un po' più seri poi. Il test che si sta mettendo in campo in questi giorni con le attività di commercio al dettaglio di abbigliamenti per bambini è un test che in qualche modo ci può fornire già delle indicazioni, quindi con entrata in negozio contingentate, con tempi medi di permanenza che sono magari un po' più bassi rispetto a quelli di prima, bisognerebbe magari evitare di farsi le chiacchierate e così via, sono nuovi modelli di comportamento sociale, di distanziamento sociale che siamo chiamati a mettere in campo già da maggio. Abbiamo però la necessità di ripartire, ormai il tema è questo, è questo il messaggio principale
che ci arriva dal dato statistico. Siamo stati bravi nel contenimento, c'è stata una vittima purtroppo e noi la ricordiamo sempre, ma un numero di contagiati uguale a 5. Tra l'altro, secondo me, più significativo del numero dei contagi è il numero dei soggetti che sono stati male, che sono stati ricoverati, che sono stati in terapia intensiva, eccetera, eccetera. Tra l'altro, ho notizie che i primi due ricoverati, mamma e figlio, sono usciti dall'ospedale e sono stati sono ospitati attualmente in una delle strutture di supporto che l'azienda sanitaria locale ha messo a disposizione per l'emergenza sanitaria da Covid-19. Questa è sicuramente un'ottima notizia, ma per fermarci ancora un attimino su questo nuovo caso di contagio relativo a quando si dice ad una persona che era rientrata dal nord Italia e che è rimasta in quarantena. A segnalazione lei di qualche altro nostro concittadino che si trova attualmente in questa stessa condizione di quarantena volontaria? Nel senso, se ci sono altri soggetti che sono in quarantena a Mazara? Assolutamente sì. Come ricordo, tra le varie ordinanze per le misure restrittive che ha messo in campo il presidente Musumeci, c'era quello che chi rientrava dal nord doveva effettuare uno stato di isolamento nella propria abitazione, insieme ai propri familiari, se non era possibile un isolamento individuale, e alla fine di questo periodo doveva essere effettuato il tampone a tutti i soggetti che erano stati in isolamento nella stessa abitazione. E queste procedure sono state messe in campo, si stanno svolgendo regolarmente e hanno consentito di limitare proprio al massimo la possibilità di contagi che provenissero dal nord. Questo è un caso atipico, perché è completamente asintomatico. Il nostro concittadino non è mai stato male e non ha mai mostrato sintomi di influenza da Covid-19, per cui aver effettuato il tampone e aver scoperto questa asintomaticità è stata una sorpresa. Come lui ci sono altri concittadini che sono rientrati, ma sono rientrati perché gli è consentito dalla legge. Non è possibile lo spostamento da una regione ad altra per motivi che non siano quelli di salute, di lavoro o di necessità. Noi parliamo di soggetti che sono rientrati perché magari lavoravano, immaginiamo i marittimi che erano imbarcati nelle navi. È chiaro che questi devono tornare a casa, mica possono rimanere sulla nave, no? Per dirne una. Oppure i soggetti che si trovavano all'estero, la Farnesina, il Ministero degli Esteri, ha organizzato nel tempo voli periodici per far rientrare i nostri connazionali nel territorio italiano. E questi è chiaro che poi dovevano andare a svolgere il periodo di quarantena dentro casa. Ma le misure messe in campo dal governatore Musumeci sono state assolutamente efficaci, tant'è che questo concittadino, così come tutti gli altri, sono in un effettivo stato di quarantena con tutti i familiari, ricevono assistenza dall'esterno, per esempio chi gli fa la spesa e così via, e sono assolutamente sotto controllo. Quindi da questo punto di vista, guardi, i fatti danno la migliore versione di quello che sta succedendo. Soltanto 5 contagi in un territorio come quello di Mazara è, da questo punto di vista, un successo, non c'è dubbio. Sicuramente. Veniamo ad un altro capitolo un po' spinoso, a quanto pare, i furbetti dei buoni spesa, come li ha definiti qualcuno. E ci sono sempre, no? È normale. Io ricordo che questo meccanismo è basato su alcuni principi. Il primo, così come è indicato dal capo della Protezione Civile, il dottor Borrelli, con l'ordinanza 658, è di mettere in campo procedure snelle, sburocratizzate e veloci, perché se una famiglia è a casa, non può uscire per legge, non può procurarsi le risorse per mangiare, la prima cosa da fare è dargli assistenza, non elaborare gradatorie lunghissime, eccetera, eccetera. Questo è stato l'obiettivo che noi abbiamo raggiunto. È già dal primo venerdì di aprile che eroghiamo i buoni spesa e la procedura è arrivata quasi a conclusione. Penso che oggi e domani si concluda. Detto questo, è una procedura basata sul meccanismo dell'autocertificazione.
così come quella proposta dalla Regione Sicilia, che fra un poco metteremo in campo con un nuovo avviso di buoni spesa, e come è normale che sia. E con il meccanismo dell'autocertificazione, il cittadino, così come, mica solo per i buoni spesa, così come avviene ormai come prassi amministrativa da decenni in Italia, autocertifica e si assume una responsabilità penale dei requisiti. Ecco, possiamo dare un numero di queste furbette, se ci sono state? No, parliamo di poche unità. Meno male. Perché questo? Perché noi abbiamo fatto dei controlli incrociati già prima di erogare i buoni spesa e sono stati esclusi dalla procedura a diverso titolo centinaia invece di richieste che erano state presentate, o perché contenevano errori, o perché sbagliate, o perché contenevano dei redditi diversi da quelli che poi noi abbiamo accertato, no? Ma l'autocertificazione si perfeziona con la firma della stessa, altrimenti non ha alcun valore, no? E quindi noi stiamo parlando soltanto di pochi cittadini, meno del 2% sicuramente, che hanno autocertificato condizioni diverse da quelle reali, quindi per esempio la presenza di reddito zero e magari erano percettori di reddito a qualunque tipo, oppure la presenza in diversi nuclei familiari allo scopo di avere più volte il buono spesa, e una procedura in cui i beneficiari sono stati 1.500 ed è andata velocissima. Io ricordo che i grandi comuni vicino a noi hanno cominciato a distribuire chi dal 14, chi dal 16 aprile. Noi oggi stiamo finendo invece, no? Una procedura che e non abbiamo fatto uscire nessuno da casa, abbiamo consegnato noi a casa. Dicevo, su 1.500 soggetti, soltanto qualche decina che ha, tra virgolette, sbagliato l'autocertificazione o volontariamente o involontariamente, sono numeri che ci stanno assolutamente. Sicuramente sì. Allora, Sindaco, ci aggiorniamo a domani se non c'è altro da comunicare ai nostri concittadini. No, va bene così. Continuiamo a rimanere a casa fino a fine aprile. Continuiamo, quando usciamo, a mantenere lo stesso ordine che io ho visto in queste giornate, no? Ho visto più movimento graduale. E diciamo che è normale, l'importante è che manteniamo le distanze di sicurezza, utilizziamo le mascherine che proteggono noi e i nostri interlocutori, e il Comune è già in pista per programmare con tutti gli operatori economici di Mazara questa famosissima fase 2, in attesa delle determinazioni governative e regionali. Anche noi non mancheremo di fare la nostra parte. Oggi alle 16 con l'assessore Abbagnato e il presidente della commissione turismo, la consigliere Stefania Marascia, incontreremo i gestori dei lidi balneari, perché la nuova ordinanza del presidente Musumeci, la 17, da una parte dà il permesso di manutenzione e montaggio dei lidi, dall'altra parte contemporaneamente il decreto del direttore generale abolisce lo stesso del 253 del 19 marzo che bloccava l'inizio della stagione balneare. Questo è stato abrogato, quindi di fatto si ricomincia a parlare di stagione balneare. Il Comune sta facendo la propria parte per quanto riguarda l'appalto per la pulizia della spiaggia, per cui oggi incontreremo questa categoria di operatori economici per fare il punto della situazione e mettere giù una bozza di progetto per quest'estate. Lo stesso faremo con tutti gli altri. Benissimo, grazie signor Sindaco, grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie, buona giornata a voi. Il Comitato Tecnico Scientifico nominato in Sicilia ha emesso il proprio parere sulla fase 2 nell'isola. Il servizio. Si è riunito nei giorni scorsi in Sicilia il Comitato Tecnico Scientifico sulla cosiddetta fase 2. Alla luce degli incoraggianti dati del contenimento della pandemia nel territorio regionale, visti i tassi di occupazione dei posti ospedalieri e della capacità ricettiva dell'intera rete ospedaliera siciliana delle terapie intensive, alla verifica dell'adeguata capacità di monitoraggio, inclusa la capacità di effettuare test diagnostici su vasta scala per individuare e monitorare la diffusione del virus
combinata al tracciamento dei contatti e alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema di monitoraggio e gestione territoriale, è plausibile prevedere che la graduale riapertura possa ragionevolmente partire dalla data del 4 maggio con le attività a più basso rischio. Lo scrive il Comitato Tecnico Scientifico nel parere che ha trasmesso al Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. In merito alla fase di lockdown e alla necessità della ripresa produttiva, gli esperti in particolare segnalano l'opportunità di un rafforzamento delle misure di distanziamento sociale e riconoscono che non tutte le attività lavorative espongono lavoratori e utenti allo stesso rischio di contagio, ma che esso dipenda dal tipo di attività svolta, dal relativo ambiente di lavoro e dalla necessità e possibilità di contatto con soggetti potenzialmente Covid positivi. Nella relazione stilata dagli esperti emerge in modo evidente come i dispositivi di protezione individuale diventeranno indumenti comuni nella vita di ciascuno. L'emergenza Covid-19 non frena l'attività dell'unità operativa di ostetricia dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, che con un video su Facebook di pochi minuti si rivolge direttamente a tutte le donne del territorio trapanese prossime al parto e ne garantisce la presa in carico. L'iniziativa è nata dalla temporanea sospensione di alcune attività inerenti alla preparazione alla nascita in considerazione del particolare momento epidemiologico dato dalle emergenza sanitaria coronavirus che ha reso necessario il distanziamento sociale. I video si trovano sulla pagina Facebook Ostetricia Sant'Antonio Trapani. Inoltre è stata attivata una mail dedicata alle future mamme s.antonio.ostetricia@gmail.com. Ed ora ci spostiamo a Lampedusa, dove all'emergenza coronavirus si aggiunge l'emergenza dei migranti che continuano a sbarcare sull'isola. Il sindaco Martello chiede che venga destinata a Lampedusa una nave d'accoglienza. Sentiamo. Sindaco, buongiorno. Qual è stamattina la situazione a Lampedusa alla luce di quelle che lei descrive come due emergenze, la prima legata al coronavirus e l'altra all'arrivo di migranti? La situazione è tranquilla, nel senso che i migranti che sono scesi, che sono arrivati ieri a Lampedusa, sono stati tutti trasferiti in Sicilia. Quindi quando parlo di due emergenze, noi abbiamo un'emergenza che è dovuta al coronavirus e che riguarda la popolazione di Lampedusa, e poi abbiamo la seconda emergenza dovuta ai migranti, che c'è il problema sul problema del coronavirus, che devono osservare le stesse regole. E quindi quando io parlo che noi abbiamo da un lato il centro d'accoglienza pieno, dall'altro lato continuano ad esserci gli sbarchi, non si capisce per quale motivo le navi vengono messe a disposizione per le quarantene di fronte al porto di Palermo, dove i migranti vengono portati, e non nei punti dove ci sono gli sbarchi. Era questo il significato di dire che è sbagliato il modo come viene concepito, perché in Italia si parla solo ed esclusivamente se i migranti arrivano con le ONG. Se arrivano, se ci sono gli sbarchi autonomi, l'opinione pubblica pensa che questi sbarchi li facciamo arrivare noi, non che arrivano da soli senza che nessuno li vede e via discutendo. Allora sarebbe opportuno, invece di agire con leggerezza, di capire, di individuare dove continuano ad esserci gli sbarchi e dove c'è bisogno effettivamente di avere una nave che quando arrivano, quando il centro d'accoglienza è pieno, di metterli in quarantena praticamente su una nave di fronte al porto. Ma in questa direzione lei ha fatto una specifica richiesta al governo? Ma certo che ho fatto una specifica richiesta. E non ce n'è stata nessuna risposta sino ad oggi? Ma fino ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta. E come la vede intanto, si parla, a parte tutto ciò, si parla di un'eventuale fase 2. A Lampedusa lei come la vedrebbe? Ma fase 2, se non guarisce l'Italia, la fase 2 come si fa ad applicarla? Perché tutti pensano che devono arrivare turisti, pensano che arriveranno i voli charter, tutti pensano che siamo liberi di fare. Ancora intanto la fase 2 non si conosce, non sa che cosa si intende per fase 2. Secondo, io credo che ancora dovremmo essere un pochettino cauti, perché è vero che noi non abbiamo, come si dice, non siamo stati aggrediti dal coronavirus come lo è stato in Lombardia
Però secondo me le precauzioni sono le cose migliori per combattere questo virus. Poi aspettiamo quali sono le notizie su questa fase 2 e poi ci possiamo esprimere. Secondo me l'unica cosa che io raccomando è quella di essere molto, molto attenti alle decisioni che si prendono, perché parliamo di vite umane. Sono solo numeri, sono vite umane appunto. Ma difatti se noi facciamo finta che i morti non sono esistiti, dopodiché siamo liberi di fare quello che vogliamo, però non funziona così. Quale può essere allora l'appello finale del sindaco di Lampedusa a chi ci ascolta? L'appello è quello che dobbiamo intanto ragionare attentamente sulla fase 2 e poi continuiamo a ringraziare sempre coloro i quali lavorano in prima linea per combattere questa pandemia, tipo medici, infermieri, ma anche le forze dell'ordine, quelli che siamo sovraesposti, in poche parole, che non ci pensa mai nessuno, e anche i sindaci che sono in prima persona ad affrontare emergenze che non sono solo dovute al coronavirus, ma anche ad altre cose che riguardano la pubblica amministrazione. Assolutamente sì. Grazie sindaco di questo suo contributo. Buongiorno, grazie, buongiorno. Buona giornata. Buongiorno. Il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, ha disposto la riapertura delle chiese per la preghiera personale e dei fedeli. L'apertura è permessa a discrezione dei parroci solo dopo adeguata sanificazione dei locali e dei mobili, rispettando rigorosamente le norme stabilite dalle autorità di governo per il contenimento della pandemia e la tutela della salute delle persone. Una nota del Viminale di alcuni giorni fa ha specificato le condizioni in cui è permesso l'accesso alle chiese, cioè esclusivamente per la preghiera personale dei fedeli e durante spostamenti assolutamente necessari. Sono arrivate ieri all'aeroporto di Palermo altre 56 tonnellate di materiale acquistato dalla Regione. Si tratta di mascherine chirurgiche, guanti, schermi protettivi, mascherine FFP2. Sentiamo una dichiarazione dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. È la seconda degli arrivi che sono stati previsti con una commessa importante che la Regione ha fatto insieme a UPMC, potendosi avvalere di una rete di collaborazione internazionale. Anche gli aerei che hanno effettuato il trasporto sono stati direttamente sostenuti dalla Regione. È una fornitura importante, di cui questa è soltanto la seconda consegna, che vale qualcosa più di 10 milioni di euro. Questo significa che di circa 300 tonnellate di cui ha parlato il Presidente Musumeci al primo arrivo, hanno visto il secondo step questa settimana, probabilmente un ulteriore step con il trasporto aereo la prossima settimana e poi il grosso del carico che arriverà ovviamente. Dovremo abituarci probabilmente per ancora molto tempo ad utilizzare degli elementi di protezione. La fornitura, questa in modo particolare, è diretta essenzialmente alle strutture ospedaliere, ma il Presidente ha voluto che si estendesse la fornitura ai medici di famiglia, ai pediatri di libera scelta, alle guardie mediche e soprattutto anche a quelle aree di fragilità, penso alle case di riposo per anziani, alle residenze sanitarie assistite. La nostra fase 2, che è economica ma che è anche una fase 2 sanitaria, dovrà vederci abituati il più possibile a momenti di distanziamento e di protezione individuale. Nel rispetto delle misure di prevenzione Covid-19 riprende da oggi l'attività delle commissioni consiliari di Mazara del Vallo, reso noto il comune. Delle 5 commissioni permanenti, in 3 hanno deciso di effettuare le sedute nell'aula consiliare, avendo a disposizione spazi adeguati per il rispetto della distanza di sicurezza. Si tratta in particolare della seconda, terza e quinta commissione. Le altre 2 commissioni invece, la prima e la quarta, hanno deciso di effettuare le sedute in videoconferenza. Pur essendo di norma pubblica le sedute di commissioni consiliari, al momento per ragioni di sicurezza sanitaria non è possibile per il pubblico assistere alle sedute delle commissioni che si terranno nell'aula consiliare. Potranno invece essere seguite in diretta le sedute in videoconferenza attraverso un link YouTube diretta che sarà fornito dall'ufficio innovazione del comune mazzarese.
La Guardia Costiera di Marsala nei giorni scorsi ha sequestrato una rete da pesca a bordo di un natante. Il diportista è stato sanzionato con una multa di 1.000 euro. Inoltre, per la violazione del divieto di allontanamento dalla propria abitazione in assenza di comprovate esigenze, al trasgressore è stata comminata anche la sanzione amministrativa prevista. I carabinieri della stazione di Partanna hanno tratto in arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, violenza e resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, un partannese classe 81. I militari, a seguito di una richiesta di intervento effettuata da un cittadino, si sono recati presso l'abitazione dell'arrestato dove era in corso una lite familiare. I militari intervenuti hanno trovato 17 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, un bilancino di precisione, poi sottoposti a sequestro. L'uomo sarebbe andato in escandescenza e, dopo aver inveito nei confronti dei militari, si sarebbe scagliato furiosamente contro di loro. A seguito delle ferite riportate nel corso del servizio, i carabinieri sono stati costretti a ricorrere alle cure sanitarie della Guardia Medica. Il giudizio per direttissima, che si è svolto nella giornata di oggi, ha convalidato l'arresto eseguito dai carabinieri, applicando contestualmente la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ed ora lo sport calcio. Il Mazzara è in attesa di conoscere il futuro sulla ripresa del campionato. Intanto vediamo un video realizzato da Franco Scaturro. Davide Titone, giovane, ambizioso, rampante e passionale presidente, ha rilevato un Mazzara che era caduto in disgrazia e lo ha fatto in photo finish, evitando il già annunciato fallimento. Lo ha fatto con il piglio giusto, rischiando in prima persona e ridando in poco tempo nuova credibilità, riscoprendo il vero orgoglio di essere mazzarese. Ha rilanciato una grande sinergia tra abbonamenti e sponsor. Lui, da sempre super tifoso dei gialloblu, appena ha preso il timone della società, ha dichiarato: «Non ci sono parole per descrivere quanto sia incredibilmente onorato di avere l'opportunità di contribuire a scrivere il prossimo futuro della storia di questo storico club. Il Mazzara è importante per la città e per i suoi tifosi». In questa sua avventura si è fatto circondare da dirigenti che hanno dato il loro meglio per le sorti canarine. Verso loro nutre tanta riconoscenza. Ecco perché spesso sostiene di immaginare un solido ed appassionato futuro. La sua è stata una sfida, a partire dalla scelta di un giovane allenatore come Dino Marino, anche lui mazzarese doc, all'esordio in eccellenza, con esperienze maturate solamente nel settore giovanile. Un grande mister, quello visto all'opera prima del blackout del campionato. Nel suo album dei ricordi vede e rivede spesso le formazioni del passato che riuscirono a portare il grande pubblico al Nino Vaccara. Ed è questo il suo sogno, rivedere uno stadio stracolmo di vessilli giallo-blu. Lui sa benissimo che i sogni si conquistano con i sacrifici. Coronavirus permettendo, Davide Titone pensa già al futuro, sognando una squadra in grado di competere ad alti livelli. Solo così si può metabolizzare nel migliore dei modi il forzato blocco del campionato, dove il Mazzara stava facendo veramente bene. È al di sopra delle aspettative della vigilia, solo così si può ricreare una forte simbiosi con la tifoseria. Ed allora, caro Presidente, provaci.
tenta di poter riabbracciare tutti i veri e grandi tifosi di questo nostro amato Mazzara. Una città di 60.000 abitanti come Mazzara può certamente ambire, perché no, ad un calcio professionistico. Proviamoci e crediamoci tutti. Mazzarese Salvatore Tumbiolo, il nuovo responsabile dell'unità operativa semplice di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Belaiello di Mazzara. La nomina è stata ratificata nei giorni scorsi dal direttore generale dell'ASP di Trapani, Fabio Damiani. L'incarico ha una durata di 3 anni. Come si ricorderà, il reparto mazzarese dipende dall'unità complessa dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala. E con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo. Per la programmazione in onda sulla nostra emittente vi ricordo che questa sera, con inizio alle 21.30, per la serie Rivediamoli, trasmetteremo la serata conclusiva del Rock Casbah 2013. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.